100 anni di funghi italiani, quindi naturalmente un menù interamente a base di funghi. Sì. Con cosa cominciamo? Cominciamo con un carpaccio di funghi champignon con del grana, condito con un po' di olio d'oliva extravergine. Poi abbiamo un risottino al formaggio monteveronese e dei pioppini, come funghi diciamo. Abbiamo dei tagliolini di pasta all'uovo con dei funghi trifolati. Poi seguirà un filettino di maiale con miele e aceto balsamico, accompagnato da dei funghi gratinati, dei funghi champignon ripieni e delle patate al forno. E nel dessert anche i funghi? Nel dessert non i funghi. Abbiamo come decorazione, metteremo nel dessert i funghi, però abbiamo una millefoglie che faremo qui in diretta davanti agli ospiti e poi serviremo al tavolo. Senta, e funghi assolutamente italiani? Assolutamente italiani. 100 anni, una ricorrenza molto importante, un compleanno per cui vale la pena festeggiare degnamente, anche quando si tratta di funghi, specialmente se si tratta di funghi italiani. Così sono arrivati tutti in gran guardia a Verona, tutto il mondo che produce, tutti quelli che in fatto di funghicoltura possono dire la loro per celebrare insieme il passato e affrontare il presente e il futuro. Il comparto italiano vanta oggi, dopo un secolo, primati importanti nella ricerca, nei metodi di produzione, nelle tipologie di funghi coltivati, nel controllo della qualità e della certificazione del prodotto immesso sul mercato. Sicuramente 100 anni è stato un bel percorso dove chi è iniziato con poche tecnologie, senza capitali, senza risorse. Molte sono le cose che siamo riusciti a portare nel tempo, è migliorata tantissimo la tecnologia, è aumentata tantissimo la ricerca per assicurare un prodotto sicuro, per assicurare un prodotto che sia genuino, salubre. Quindi su questo è stata fatta una ricerca enorme e adesso possiamo dire che mettiamo nei mercati prodotti buonissimi, salubri, senza alcun rischio di niente. Ecco, quindi il problema della tecnologia è un problema che si è superato negli anni. Quali sono invece le problematiche di oggi? Ma le problematiche di oggi sono quelle che affrontiamo un po' tutti nel comparto ortofrutticolo. Sicuramente una congiuntura economica che non ci aiuta. Quindi le difficoltà della gente nel fare la spesa si riflettono anche nel nostro lavoro. La difficoltà è anche la difficoltà nel comunicare quello che noi sappiamo fare. Siamo un settore molto piccolo, con risorse discrete, quindi non riusciamo a comunicare tutto quanto quello che è le nostre capacità. Insomma. Ecco, a fronte di un innalzamento della qualità, in realtà c'è stato un abbassamento dei consumi in Italia, giusto? Quindi come si può spiegare questo? Ma questo si spiega anche con le abitudini della gente, mentre i popoli del nord amano più forse consumare le verdure cotte, noi siamo un popolo che consuma la verdura fresca. Purtroppo la gente non conosce, non apprezza ancora quanto è buono un fungo fresco, quanto è buono uno champignon fresco. Sicuramente è un prodotto buonissimo che se consumato con un po' d'olio, con del grana o sopra una pizza ha delle caratteristiche enormi, quindi bisogna promuovere questo insomma. 400 operatori specializzati con oltre 10.000 addetti lavorano per raggiungere un fatturato annuo di 250 milioni di euro che colloca l'Italia tra i primi produttori in Europa di funghi coltivati con 70.000 tonnellate di prodotto il cui consumo è per il 70% nel mercato del prodotto fresco, il restante rivolto all'industria di trasformazione. Sicuramente un settore questo della funghicoltura di nicchia ma interessantissimo, quasi 500 milioni di euro di fatturato, un centinaio di imprese attive e dobbiamo sfruttare di più questa capacità imprenditoriale sicuramente molto forte. Qualità e standard vanno difesi, la richiesta che viene oggi chiara da questa assemblea è ripristinare il regolamento comunitario 1863-2004 che definisce standard qualitativi e quindi difende le produzioni europee di qualità e quelle italiane dalle importazioni spesso di imprese di prodotti di altri paesi che non rispettano le stesse regole, gli stessi standard. Quindi è molto importante questa iniziativa, come è importante anche tutte quelle iniziative che vanno a mettere in evidenza l'origine del prodotto. Quindi la norma che abbiamo recentemente approvato in Parlamento europeo, la commissione che ho l'onore di presiedere, la commissione agricoltura, è una norma che va in questa direzione, cioè dare informazioni ai cittadini chiare sull'origine dei prodotti. Non è soltanto un messaggio di chiarezza nei confronti del consumatore, ma anche una battaglia in difesa di una concorrenza sleale che può venire da altre produzioni.
Questo anche per cercare di far capire agli italiani che i funghi italiani sono buoni, perché in realtà il consumo non è molto elevato qui. Certamente c'è una differenza, quei 2,5 kg pro capite in Italia rispetto ai 3-3,5 di altri paesi è anche caratteristico di una dieta diversa. Noi siamo più vicini alla dieta mediterranea, consumiamo più pasta, più olio rispetto a altre produzioni del nord Europa, però certamente c'è spazio di crescere, questa produzione di qualità a volte è poco conosciuta, quindi dobbiamo fare anche un lavoro di marketing più intenso, ma certamente gli spazi ci sono. Comunque gli spazi si sono conquistati all'estero abbastanza. Sì, questo è molto importante, l'Italia è riconosciuta come una produzione di altissima qualità e questo consente ai nostri produttori di ritagliarsi delle nicchie di mercato importanti nei mercati esteri dove appunto c'è maggior consumo, ma questo fa forte le nostre imprese, che evidentemente dove cresce la domanda dobbiamo essere più pronti a cogliere opportunità commerciali. Le importazioni invece, con una quota pari alla produzione interna, costituiscono per la maggior parte funghi parzialmente lavorati provenienti da Polonia e Ungheria, Spagna e Olanda, mentre molte altre tonnellate destinate all'industria di trasformazione hanno provenienze sconosciute e conseguentemente offrono meno garanzie di sicurezza e qualità, che in 100 anni di esperienza italiana sono diventati requisiti indispensabili. È un'esperienza di eccellenza, un'esperienza di nicchia di grande qualità, un'esperienza che fa riferimento a quelli che sono anche i buoni costumi degli italiani, al gusto degli italiani, che si deve far strada nel mondo. Un'esperienza che è stata difesa con un'attività importante legata ai controlli da parte delle dogane, che hanno anche recentemente sequestrato parecchi prodotti cinesi che non avevano caratteristiche organolettiche adeguate, per dire che anche in un contesto a 100 anni di distanza, di grande qualità, la competizione è dura, è difficile, va sostenuta, vanno utilizzati i presidi che esistono a difesa del consumatore, a difesa della nostra produzione. Non lo stiamo facendo, si può fare ancora di più. Cosa deve cercare la gente nei funghi per acquistarli buoni? Ora, per acquistarli buoni deve cercare un prodotto che lo trova nella grande distribuzione, che trova un prodotto che è molto fresco e con la filiera corta. C'è un modo per capire se è fresco, se è buono, se è di qualità, guardando un fungo? Beh, guardando un fungo si vede subito se un prodotto è fresco, se è fresco è molto bianco, si vede dal colore più che altro. E dal profumo, dall'odore? Beh, il profumo, il fungo è sempre un leggero profumo. Quindi da cosa diffidare? Beh, dobbiamo diffidare più che altro dal prodotto che viene da lontano. Il prodotto che è vicino a casa, il prodotto che è nazionale, è senz'altro fresco e anche sicuro. E più controllato? Beh, senz'altro, quello è molto controllato. Tra i presenti al meeting anche il più grosso produttore mondiale di micelio. A lui abbiamo chiesto a che punto è la fungicoltura italiana agli occhi del mondo. My perception of the Italian market and my perception of the industry here is it's very. La mia percezione dell'industria qui è che sia molto avanzata. Sta utilizzando le nuove tecnologie, è davvero ineccepibile e penso ci siano buone opportunità e un buon mercato in Italia. Tutte le aziende che ho visitato hanno fatto molti investimenti e sono molto aggiornate. Cosa possiamo imparare ancora? Cosa potete imparare? Beh, ci sono molte tecnologie che stanno emergendo ogni giorno, in termini di diverse varietà di funghi, anche di tecniche complesse in cui usare diversi meccanismi di crescita per il micelio. È questo quello che si può fare. Ci sono molte tecniche sperimentali che stanno andando ora e che possono aiutare l'industria nel futuro. L'Italia dei funghi testimonia l'impegno delle nuove generazioni che hanno imparato i segreti del mestiere dai genitori, fatto sempre più raro in Europa ma ancora ben radicato e vincente nel nostro paese. Vincente come il successo delle ultime ricerche che stanno scoprendo nei funghi proprietà antitumorali, affiancate alle già note caratteristiche dietetiche e di versatilità di questa verdura. Noi stiamo facendo tutta una serie di azioni non solo per promuovere quello che è il prodotto ma anche per far capire che nelle diete si può inserire quello che è il fungo coltivato, che per noi sono gli champignoni, i pleurotus e anche delle novità che ci possono essere in questo momento come lo shiitake, che è un fungo che ha una grande storia in Cina e nei paesi orientali, ma in Italia è appena entrato, ma comunque è molto buono da assaggiare, lo consiglio. Che cosa è cambiato in questo settore nel corso di questo secolo?
Beh, è cambiato moltissimo, le tecniche di coltivazione sono praticamente state rivoluzionate, una volta si coltivava in grotta, adesso ci sono delle attrezzature che sono sofisticatissime che permettono quindi di avere delle rese di produzione molto interessanti. La cosa importante è che adesso si lavora molto sulla qualità e sull'igienicità del prodotto, quindi alla fine dei conti crescendo questo prodotto all'interno di una serra o di una stanza di coltivazione praticamente è esente da qualsiasi tipo di malattia. Quindi un bilancio che si può fare finale, diciamo, al termine di questi 100 anni, che poi in realtà sono anche un inizio per i prossimi 100. Mangiate i funghi. Che altre caratteristiche ha questo fungo? Beh, è un fungo molto particolare perché non è da molto che si coltiva in Europa ed è da poco che è entrato anche nel gusto degli italiani. Si chiama shiitake, di fatto è un fungo che viene dall'Oriente e ha una peculiarità che adesso è molto morbido perché è appena stato raccolto, ma anche quando si secca rimane comunque molto buono e ha una durata di circa 20-22 giorni in frigorifero, si riesce a mangiare sempre. Perché abbinamenti si presta bene in cucina? Le tagliatelle, sono buonissime le tagliatelle con lo shiitake, le consiglio. Con questa e altre novità il settore in Italia dimostra anche dinamicità. Quella dinamicità in grado di posizionare il paese al primo posto in Europa per tecnologie e tracciabilità e al quarto per volume d'affari. Quella dinamicità che dà risultati. La tecnologia è un problema che si è superato negli anni, quali sono invece le problematiche di oggi? Ma le problematiche di oggi sono quelle che affrontiamo un po' tutti nel comparto ortofrutticolo, sicuramente una congiuntura economica che non ci aiuta, quindi le difficoltà della gente nel fare la spesa si riflettono anche nel nostro lavoro. La difficoltà è anche la difficoltà nel comunicare quello che noi sappiamo fare, siamo un settore molto piccolo con risorse discrete, quindi non riusciamo a comunicare tutto quanto quello che è le nostre capacità, insomma. Ecco, a fronte di un innalzamento della qualità, in realtà c'è stato un abbassamento dei consumi in Italia, giusto? Quindi come si può spiegare questo? Ma questo si spiega anche con le abitudini della gente. Mentre i popoli del nord amano più forse consumare le verdure cotte, noi siamo un popolo che consuma la verdura fresca. Purtroppo la gente non conosce, non apprezza ancora quanto è buono un fungo fresco, quanto è buono uno champignon fresco. Sicuramente è un prodotto buonissimo, che se consumato con un po' d'olio, con del grana o sopra una pizza ha delle caratteristiche enormi, quindi bisogna promuovere questo, insomma. 400 operatori specializzati con oltre 10.000 addetti lavorano per raggiungere un fatturato annuo di 250 milioni di euro che colloca l'Italia tra i primi produttori in Europa di funghi coltivati con 70.000 tonnellate di prodotto il cui consumo è per il 70% nel mercato del prodotto fresco, il restante rivolto alle industrie di trasformazione. Sicuramente un settore questo della funghicoltura di nicchia ma interessantissimo, quasi 500 milioni di euro di fatturato. Un centinaio di imprese attive, dobbiamo sfruttare di più questa capacità imprenditoriale sicuramente molto forte, qualità e standard vanno difesi, la richiesta che viene oggi chiara da questa assemblea è ripristinare il regolamento comunitario 1863-2004 che definisce standard qualitativi e quindi difende le produzioni europee di qualità e quelle italiane dalle importazioni spesso di imprese di prodotti di altri paesi che non rispettano le stesse regole, gli stessi standard. Quindi è molto importante questa iniziativa, come è importante anche tutte quelle iniziative che vanno a mettere in evidenza l'origine del prodotto. Quindi la norma che abbiamo recentemente approvato in Parlamento europeo, la commissione che ho l'onore di presiedere, la Commissione Agricoltura, è una norma che va in questa direzione, cioè dare informazioni ai cittadini chiare sull'origine dei prodotti, non è soltanto un messaggio di chiarezza nei confronti del consumatore, ma anche una battaglia in difesa della concorrenza sleale che può venire da altre produzioni. Questo anche per cercare di far capire agli italiani che i funghi italiani sono buoni, perché in realtà il consumo non è molto elevato qui. Certamente c'è una differenza, quei 2,5 kg pro capite in Italia rispetto ai 3,5 di altri paesi è anche caratteristico di una dieta diversa. Noi siamo più vicini alla dieta mediterranea, consumiamo più pasta, più olio rispetto a altre produzioni del nord Europa, però certamente c'è spazio di crescere, questa produzione di qualità a volte è poco conosciuta, quindi dobbiamo fare anche un lavoro di marketing più intenso, ma certamente
chiaramente gli spazi ci sono. Comunque gli spazi si sono conquistati all'estero abbastanza. Sì, questo è molto importante. L'Italia è riconosciuta come una produzione di altissima qualità e questo consente ai nostri produttori di ritagliarsi delle nicchie di mercato importanti nei mercati esteri dove appunto c'è maggior consumo, ma questo fa forte le nostre imprese, che evidentemente dove cresce la domanda dobbiamo essere più pronti a cogliere opportunità commerciali. Le importazioni invece, con una quota pari alla produzione interna, costituiscono per la maggior parte funghi parzialmente lavorati provenienti da Polonia e Ungheria, Spagna e Olanda, mentre molte altre tonnellate destinate all'industria di trasformazione hanno provenienze sconosciute e conseguentemente offrono meno garanzie di sicurezza e qualità, che in 100 anni di esperienza italiana sono diventati requisiti indispensabili. È un'esperienza di eccellenza, un'esperienza di nicchia di grande qualità, un'esperienza che fa riferimento a quelli che sono anche i buoni costumi degli italiani, al gusto degli italiani, che si deve far strada nel mondo. Un'esperienza che è stata difesa con un'attività importante legata ai controlli da parte delle dogane, che hanno anche recentemente sequestrato parecchi prodotti cinesi che non avevano caratteristiche organolettiche adeguate, per dire che anche in un contesto a 100 anni di distanza, di grande qualità, la competizione è dura, è difficile, va sostenuta, vanno utilizzati i presidi che esistono a difesa del consumatore, a difesa della nostra produzione. Non lo stiamo facendo, si può fare ancora di più. Cosa deve cercare la gente nei funghi per acquistarli buoni? Ora, per acquistarli buoni deve cercare un prodotto che lo trova nella grande distribuzione, che trova un prodotto che è molto fresco e con la filiera corta. C'è un modo per capire se è fresco, se è buono, se è di qualità, guardando un fungo? Beh, guardando un fungo si vede subito se un prodotto è fresco, se è fresco è molto bianco, si vede dal colore più che altro. E dal profumo, dall'odore? Beh, il profumo, il fungo è sempre un leggero profumo. Quindi da cosa diffidare? Beh, dobbiamo diffidare più che altro dal prodotto che viene da lontano. Il prodotto che è vicino a casa, il prodotto che è nazionale, è senz'altro fresco e anche sicuro. E più controllato? Beh, senz'altro, quello è molto controllato. Tra i presenti al meeting anche il più grosso produttore mondiale di micelio. A lui abbiamo chiesto a che punto è la fungicoltura italiana agli occhi del mondo. My perception of the Italian market and my perception of the industry here is it's very. La mia percezione dell'industria qui è che sia molto avanzata. Sta utilizzando le nuove tecnologie, è davvero ineccepibile e penso ci siano buone opportunità e un buon mercato in Italia. Tutte le aziende che ho visitato hanno fatto molti investimenti e sono molto aggiornate. Cosa possiamo imparare ancora? Cosa potete imparare? Beh, ci sono molte tecnologie che stanno emergendo ogni giorno in termini di diverse varietà di funghi, anche di tecniche complesse in cui usare diversi meccanismi di crescita per il micelio. È questo quello che si può fare. Ci sono molte tecniche sperimentali che stanno andando ora e che possono aiutare l'industria nel futuro. L'Italia dei funghi testimonia l'impegno delle nuove generazioni che hanno imparato i segreti del mestiere dai genitori, fatto sempre più raro in Europa ma ancora ben radicato e vincente nel nostro paese. Vincente come il successo delle ultime ricerche che stanno scoprendo nei funghi proprietà antitumorali, affiancate alle già note caratteristiche dietetiche e di versatilità di questa verdura. Noi stiamo facendo tutta una serie di azioni non solo per promuovere quello che è il prodotto ma anche per far capire che nelle diete si può inserire quello che è il fungo coltivato, che per noi sono gli champignoni, i pleurotus e anche delle novità che ci possono essere in questo momento come lo shiitake, che è un fungo che ha una grande storia in Cina e nei paesi orientali, ma in Italia è appena entrato, ma comunque è molto buono da assaggiare, lo consiglio. Che cosa è cambiato in questo settore nel corso di questo secolo? Beh, è cambiato moltissimo, le tecniche di coltivazione sono praticamente state rivoluzionate, una volta si coltivava in grotta, adesso ci sono delle attrezzature che sono sofisticatissime che permettono quindi di avere delle rese di produzione molto interessanti. La cosa importante è che adesso si lavora molto sulla qualità e sull'igienicità del prodotto, quindi alla fine dei conti crescendo questo prodotto all'interno di una serra o di una stanza di coltivazione praticamente è esente da qualsiasi tipo di malattia. Quindi un bilancio che si può fare finale, diciamo, al termine di questi 100 anni, che poi in realtà sono anche un inizio per i prossimi 100. Mangiate i funghi.
altre caratteristiche ha questo fungo? Beh, è un fungo molto particolare perché non è da molto che si coltiva in Europa ed è da poco che è entrato anche nel gusto degli italiani. Si chiama shiitake, di fatto è un fungo che viene dall'Oriente e ha una peculiarità che adesso è molto morbido perché è appena stato raccolto, ma anche quando si secca rimane comunque molto buono e ha una durata di circa 20-22 giorni in frigorifero, si riesce a mangiare sempre. Perché abbinamenti si presta bene in cucina? Le tagliatelle, sono buonissime le tagliatelle con lo shiitake, le consiglio. Con questa e altre novità il settore in Italia dimostra anche dinamicità. Quella dinamicità in grado di posizionare il paese al primo posto in Europa per tecnologie e tracciabilità e al quarto per volume d'affari. Quella dinamicità che dà risultati. Dare informazioni ai cittadini chiare sull'origine dei prodotti non è soltanto un messaggio di chiarezza nei confronti del consumatore, ma anche una battaglia in difesa della concorrenza sleale che può venire da altre produzioni. Questo anche per cercare di far capire agli italiani che i funghi italiani sono buoni, perché in realtà il consumo non è molto elevato qui. Certamente c'è una differenza, quei 2,5 kg pro capite in Italia rispetto ai 3,5 di altri paesi è anche caratteristico di una dieta diversa. Noi siamo più vicini alla dieta mediterranea, consumiamo più pasta, più olio rispetto a altre produzioni del nord Europa, però certamente c'è spazio di crescere, questa produzione di qualità a volte è poco conosciuta, quindi dobbiamo fare anche un lavoro di marketing più intenso, ma certamente gli spazi ci sono. Comunque gli spazi si sono conquistati all'estero abbastanza. Sì, questo è molto importante, l'Italia è riconosciuta come una produzione di altissima qualità e questo consente ai nostri produttori di ritagliarsi delle nicchie di mercato importanti nei mercati esteri dove appunto c'è maggior consumo, ma questo fa forte le nostre imprese, che evidentemente dove cresce la domanda dobbiamo essere più pronti a cogliere opportunità commerciali. Le importazioni invece, con una quota pari alla produzione interna, costituiscono per la maggior parte funghi parzialmente lavorati provenienti da Polonia e Ungheria, Spagna e Olanda, mentre molte altre tonnellate destinate all'industria di trasformazione hanno provenienze sconosciute e conseguentemente offrono meno garanzie di sicurezza e qualità, che in 100 anni di esperienza italiana sono diventati requisiti indispensabili. È un'esperienza di eccellenza, un'esperienza di nicchia di grande qualità, un'esperienza che fa riferimento a quelli che sono anche i buoni costumi degli italiani, al gusto degli italiani, che si deve far strada nel mondo. Un'esperienza che è stata difesa con un'attività importante legata ai controlli da parte delle dogane, che hanno anche recentemente sequestrato parecchi prodotti cinesi che non avevano caratteristiche organolettiche adeguate, per dire che anche in un contesto a 100 anni di distanza, di grande qualità, la competizione è dura, è difficile, va sostenuta, vanno utilizzati i presidi che esistono a difesa del consumatore, a difesa della nostra produzione. Non lo stiamo facendo, si può fare ancora di più. Cosa deve cercare la gente nei funghi per acquistarli buoni? Ora, per acquistarli buoni li deve cercare un prodotto che lo trova nella grande distribuzione, che trova un prodotto che è molto fresco e con la filiera corta. C'è un modo per capire se è fresco, se è buono, se è di qualità, guardando un fungo? Beh, guardando un fungo si vede subito se un prodotto è fresco, se è fresco è molto bianco, si vede dal colore più che altro. E dal profumo, dall'odore? Beh, il profumo, il fungo è sempre un leggero profumo. Quindi da cosa diffidare? Beh, dobbiamo diffidare più che altro dal prodotto che viene da lontano. Il prodotto che è vicino a casa, il prodotto che è nazionale, è senz'altro fresco e anche sicuro. E più controllato? Beh, senz'altro, quello è molto controllato. Tra i presenti al meeting anche il più grosso produttore mondiale di micelio. A lui abbiamo chiesto a che punto è la fungicoltura italiana agli occhi del mondo. My perception of the Italian market and my perception of the industry here is it's very. La mia percezione dell'industria qui è che sia molto avanzata. Sta utilizzando le nuove tecnologie, è davvero ineccepibile e penso ci siano buone opportunità e un buon mercato in Italia. Tutte le aziende che ho visitato hanno fatto molti investimenti e sono molto aggiornate. Cosa possiamo imparare ancora?
Cosa potete imparare? Beh, ci sono molte tecnologie che stanno emergendo ogni giorno in termini di diverse varietà di funghi, anche di tecniche complesse in cui usare diversi meccanismi di crescita per il micelio. È questo quello che si può fare. Ci sono molte tecniche sperimentali che stanno andando ora e che possono aiutare l'industria nel futuro. L'Italia dei funghi testimonia l'impegno delle nuove generazioni che hanno imparato i segreti del mestiere dai genitori, fatto sempre più raro in Europa ma ancora ben radicato e vincente nel nostro paese. Vincente come il successo delle ultime ricerche che stanno scoprendo nei funghi proprietà antitumorali, affiancate alle già note caratteristiche dietetiche e di versatilità di questa verdura. Noi stiamo facendo tutta una serie di azioni non solo per promuovere quello che è il prodotto ma anche per far capire che nelle diete si può inserire quello che è il fungo coltivato, che per noi sono gli champignoni, i pleurotus e anche delle novità che ci possono essere in questo momento come lo shiitake, che è un fungo che ha una grande storia in Cina e nei paesi orientali, ma in Italia è appena entrato, ma comunque è molto buono, è da assaggiare, lo consiglio. Che cosa è cambiato in questo settore nel corso di questo secolo? Beh, è cambiato moltissimo, le tecniche di coltivazione sono praticamente state rivoluzionate, una volta si coltivava in grotta, adesso ci sono delle attrezzature che sono sofisticatissime che permettono quindi di avere delle rese di produzione molto interessanti. La cosa importante è che adesso si lavora molto sulla qualità e sull'igienicità del prodotto, quindi alla fine dei conti crescendo questo prodotto all'interno di una serra o di una stanza di coltivazione praticamente è esente da qualsiasi tipo di malattia. Quindi un bilancio che si può fare finale, diciamo, al termine di questi 100 anni, che poi in realtà sono anche un inizio per i prossimi 100. Mangiate i funghi. Che altre caratteristiche ha questo fungo? Beh, è un fungo molto particolare perché non è da molto che si coltiva in Europa ed è da poco che è entrato anche nel gusto degli italiani. Si chiama shiitake, di fatto è un fungo che viene dall'Oriente e ha una peculiarità che adesso è molto morbido perché è appena stato raccolto, ma anche quando si secca rimane comunque molto buono e ha una durata di circa 20-22 giorni in frigorifero, si riesce a mangiare sempre. Perché abbinamenti si presta bene in cucina? Le tagliatelle, sono buonissime le tagliatelle con lo shiitake, le consiglio. Con questa e altre novità il settore in Italia dimostra anche dinamicità, quella dinamicità in grado di posizionare il paese al primo posto in Europa per tecnologie e tracciabilità e al quarto per volume d'affari, quella dinamicità che dà risultati. Deve cercare un prodotto che lo trova nella grande distribuzione, che trova un prodotto che è molto fresco e con la filiera corta. Ma c'è un modo per capire se è fresco, se è buono, se è di qualità guardando un fungo? Beh, guardando un fungo si vede subito se un prodotto è fresco, se è fresco è molto bianco, si vede dal colore più che altro. E dal profumo, dall'odore? Beh, il profumo, il fungo è sempre un leggero profumo. Quindi da cosa diffidare? Beh, dobbiamo diffidare più che altro dal prodotto che viene da lontano, il prodotto che è vicino a casa, il prodotto che è nazionale, è senz'altro fresco e anche sicuro. E più controllato? Beh, senz'altro, quello è molto controllato. Tra i presenti al meeting anche il più grosso produttore mondiale di micelio. A lui abbiamo chiesto a che punto è la fungicoltura italiana agli occhi del mondo. My perception of the Italian market. La mia percezione dell'industria qui è che sia molto avanzata, sta utilizzando le nuove tecnologie, è davvero ineccepibile e penso ci siano buone opportunità e un buon mercato in Italia. Tutte le aziende che ho visitato hanno fatto molti investimenti e sono molto aggiornate. Cosa possiamo imparare ancora? Cosa potete imparare? Beh, ci sono molte tecnologie che stanno emergendo ogni giorno in termini di diverse varietà di funghi, anche di tecniche complesse in cui usare diversi meccanismi di crescita per il micelio.
È questo quello che si può fare. Ci sono molte tecniche sperimentali che stanno andando ora e che possono aiutare l'industria nel futuro. L'Italia dei funghi testimonia l'impegno delle nuove generazioni che hanno imparato i segreti del mestiere dai genitori, fatto sempre più raro in Europa ma ancora ben radicato e vincente nel nostro paese. Vincente come il successo delle ultime ricerche che stanno scoprendo nei funghi proprietà antitumorali, affiancate alle già note caratteristiche dietetiche e di versatilità di questa verdura. Noi stiamo facendo tutta una serie di azioni non solo per promuovere quello che è il prodotto ma anche per far capire che nelle diete si può inserire quello che è il fungo coltivato, che per noi sono gli champignoni, i pleurotus e anche delle novità che ci possono essere in questo momento come lo shiitake, che è un fungo che ha una grande storia in Cina e nei paesi orientali, ma in Italia è appena entrato, ma comunque è molto buono, è da assaggiare, lo consiglio. Che cosa è cambiato in questo settore nel corso di questo secolo? Beh, è cambiato moltissimo, le tecniche di coltivazione sono praticamente state rivoluzionate, una volta si coltivava in grotta, adesso ci sono delle attrezzature che sono sofisticatissime che permettono quindi di avere delle rese di produzione molto interessanti. La cosa importante è che adesso si lavora molto sulla qualità e sull'igienicità del prodotto, quindi alla fine dei conti crescendo questo prodotto all'interno di una serra o di una stanza di coltivazione praticamente è esente da qualsiasi tipo di malattia. Quindi un bilancio che si può fare finale, diciamo, al termine di questi 100 anni, che poi in realtà sono anche un inizio per i prossimi 100. Mangiate i funghi. Che altre caratteristiche ha questo fungo? Beh, è un fungo molto particolare perché non è da molto che si coltiva in Europa ed è da poco che è entrato anche nel gusto degli italiani. Si chiama shiitake, di fatto è un fungo che viene dall'Oriente e ha una peculiarità che adesso è molto morbido perché è appena stato raccolto, ma anche quando si secca rimane comunque molto buono e ha una durata di circa 20-22 giorni in frigorifero, si riesce a mangiare sempre. Perché abbinamenti si presta bene in cucina? Le tagliatelle, sono buonissime le tagliatelle con lo shiitake, le consiglio. Con questa e altre novità il settore in Italia dimostra anche dinamicità, quella dinamicità in grado di posizionare il paese al primo posto in Europa per tecnologie e tracciabilità e al quarto per volume d'affari, quella dinamicità che dà risultati. E di versatilità di questa verdura. Noi stiamo facendo tutta una serie di azioni non solo per promuovere quello che è il prodotto ma anche per far capire che nelle diete si può inserire quello che è il fungo coltivato, che per noi sono gli champignoni, i pleurotus e anche delle novità che ci possono essere in questo momento come lo shiitake, che è un fungo che ha una grande storia in Cina e nei paesi orientali, ma in Italia è appena entrato, ma comunque è molto buono, è da assaggiare, lo consiglio. Che cosa è cambiato in questo settore nel corso di questo secolo? Beh, è cambiato moltissimo, le tecniche di coltivazione sono praticamente state rivoluzionate, una volta si coltivava in grotta, adesso ci sono delle attrezzature che sono sofisticatissime che permettono quindi di avere delle rese di produzione molto interessanti. La cosa importante è che adesso si lavora molto sulla qualità e sull'igienicità del prodotto, quindi alla fine dei conti crescendo questo prodotto all'interno di una serra o di una stanza di coltivazione praticamente è esente da qualsiasi tipo di malattia. Quindi un bilancio che si può fare finale, diciamo, al termine di questi 100 anni, che poi in realtà sono anche un inizio per i prossimi 100. Mangiate i funghi. Che altre caratteristiche ha questo fungo? Beh, è un fungo molto particolare perché non è da molto che si coltiva in Europa ed è da poco che è entrato anche nel gusto degli italiani. Si chiama shiitake, di fatto è un fungo che viene dall'Oriente e ha una peculiarità che adesso è molto morbido perché è appena stato raccolto, ma anche quando si secca rimane comunque molto buono e ha una durata di circa 20-22 giorni in frigorifero, si riesce a mangiare sempre. Perché abbinamenti si presta bene in cucina? Le tagliatelle, sono buonissime le tagliatelle con lo shiitake, le consiglio. Con questa e altre novità il settore in Italia dimostra anche dinamicità, quella dinamicità in grado di posizionare il paese al primo posto in Europa per tecnologie e tracciabilità e al quarto per volume d'affari, quella dinamicità che dà risultati.